Bella a tutti raga, qui è 2087 e oggi siamo su un nuovo video. Allora, questo non è un vlog, ma è un video un po' particolare e avevo trovato, vado subito al dunque, avevo trovato circa 2-3 giorni fa un film dello studio Ghibli che a mio parere meritava veramente un video a sé, una diciamo recensione tra queste parti. Quindi ragazzi, io partirei direttamente senza indugio, poiché non so quanto tempo ho per fare questo video. Perfetto ragazzi, il film di oggi è Neko no Ongaeshi, o meglio conosciuto come The Cat Returns in tutto il mondo. Il cui titolo originale sarebbe in realtà La ricompensa del gatto, tuttavia è conosciuto in tutto il mondo come The Cat Returns. Il film è prodotto da Hiroyuki Morita ed è un film d'animazione del 2002 dello studio Ghibli. Questo film, praticamente, è una sorta di spin-off dei Sospiri del mio cuore, sempre film dello studio Ghibli, che è diretto da Hayao Miyazaki. Per chi non sapesse cos'è uno spin-off, sto citando fonte enciclopedica, spin-off è un modo per dire derivato, è quando un film, ora io l'ho interpretata in questo modo, che voglio dire che questo film è un derivato dei Sospiri del mio cuore, poiché alcuni elementi di quel film qualcuno se ne ritrova in questo. I personaggi principali tecnicamente sarebbero tre. Sono Haru, che è la ragazza principale, Baron, che è diciamo l'aiutante di questa ragazza, e Muta, che anche lui a modo suo aiuta. Baron, come sempre, è uno dei personaggi che erano soltanto di sfondo nei Sospiri del mio cuore. Ovviamente, Baron che cos'è? Baron è la statua di un gatto vestito in modo elegante, che nei Sospiri del mio cuore aiuta la protagonista, il cui nome al momento mi sfugge, Shizuku, ecco come cazzo si chiamava la tipa, a scrivere il suo romanzo che lei vuole fare all'interno di questo film. Ma comunque sia, non stiamo parlando dei Sospiri del mio cuore, stiamo parlando di The Cat Returns, quindi andiamo direttamente sull'argomento trama di questo video. Attenzione, ci tengo subito a precisare, l'argomento trama contiene spoiler, quindi io dirò fino a un certo punto che a me non sembra spoiler, poi se voi volete vedervi il film per conto vostro, metterò un piccolo disclaimer dove c'è scritto spoiler, dall'inizio alla fine dello spoiler, in modo che voi vi possiate tranquillamente togliere le cuffie e vedere che quando andrà via la scritta spoiler ho finito di parlare. Quindi, finché c'è scritto spoiler, se voi volete vedere il film, toglietevi le cuffie. La trama è questa ragazza di nome Haru, che è la nostra protagonista, è una studentessa che all'inizio del film un giorno si ritrova a salvare un gatto da un incidente, possiamo definirlo in questo modo, da un camion, diciamo da un camion perché effettivamente va a finire così. Praticamente una volta che ha salvato questo gatto, esso la ringrazia e se ne va via dicendo che tornerà. Ovviamente The Cat Returns mi sembra logico. Quella sera Haru si ritrova a casa sua il padre di questo micettino, che a quanto ci viene detto dal film è il re dei gatti. Quindi il gatto che Haru ha salvato era praticamente un principe. Ebbene sì ragazzi, quale scontatezza. Ma vabbè, non voglio criticare questo film. Anzi, in poche parole, questo re dei gatti, nonché padre del micettino che aveva salvato la nostra Haru, decide di prendere Haru e di darla in sposa a suo figlio. Cioè, scusa, te vorresti far sposare un'umana con un gatto? Cioè, credo che sia. Te sei totalmente malato. Questa è zoofilia, amico mio, lo sai? Ovviamente la nostra Haru non è una rincoglionita. E di sicuro si opporrà alla richiesta di questo gatto bruto. Quindi la nostra amica, non sapendo cosa fare, gli viene detto da una voce che lei sente di andare a cercare un gatto che si chiama Musa. Questo gatto è un grande, grosso gatto lardoso che non fa niente ed è pure simpatico quanto un calcio per le scale. Citazione. Questo gatto, molto grasso, grosso e perennemente incazzato, la porterà in una città piccola, piccola,
In questa città, questa ragazza farà la conoscenza di Baron. Il nostro amato Baron! Baron, praticamente, prenderà vita questa volta, mentre nei sospiri del mio cuore accadeva soltanto all'interno del romanzo di Shizuku. Mi sono ricordato il nome senza leggere. Mentre nei sospiri del mio cuore Baron prende vita soltanto all'interno del romanzo, che è soltanto uno spezzone di film, Baron è reale per tutto il film, sì! Ovviamente Baron, insieme a Musa, cercherà di dare una mano a questa ragazza per fare in modo che non si sposi il micettino principe. Perfetto ragazzi, da questo momento inizia lo spoiler. Quindi se non volete spoilerarvi il film, toglietevi le cuffie finché la scritta spoiler non scomparirà. Tuttavia, mentre Haru si ritrova insieme a Baron e Musa, viene rapita dagli schiavi del re, possiamo definirli schiavi. I tirapiedi del re, perché il tirapiede è più raffinato, e verrà da essi trasportata, ovviamente contro la sua volontà, nel regno dei gatti. Nel regno dei gatti, Haru fa la conoscenza di una micettina bianca che a quanto pare sembra conoscere il suo nome. La faccenda si fa strana, ragazzi. Questa micettina le dirà di andarsene da quel mondo il prima possibile. Questo come mai? Perché più tempo Haru passa in quel mondo, e più Haru si trasforma in un gatto. Quindi, se Haru diventerà completamente felina, sarà costretta in tutti i modi a dover sposare il micettino che l'aveva salvato all'inizio del film. E credetemi ragazzi che in questo film i gatti si dimostreranno parecchio stronzi. Tuttavia, la ragazza viene successivamente salvata da Baron e quest'ultimo trova un modo per riportare Haru al mondo principale, il mondo reale. Il mondo reale, ragazzi, perché è più bello da dire. E ovviamente il re dei gatti farà di tutto per impedire che questo succeda, ovviamente. Mettendo labirinti, guardie, torri che solo Bellgrills è in grado di scalare. Ma vabbè, è un cattivo, ragazzi, che cosa vi volete aspettare? A un certo punto la torre verrà fatta esplodere e rimarrà in piedi soltanto la parte in cima. Ovviamente la parte in cima che rimane in piedi cadrà a terra rimanendo integra. Non si sa in base a quale principio fisico, ma succede. Quando ormai la povera Haru viene ormai catturata in re e costretta a sposare il principe ritorna nel suo reame, perché il principe non era lì fino a quel momento. A quel punto il principe, che era all'insaputa di tutto, quindi padre non gli aveva per niente detto che gli avrebbe fatto sposare Haru, il micettino gli risponde che aveva già deciso la sua sposa ancora tempo prima. Trattasi della micettina bianca che aveva detto a Haru di andarsene appena entrata nel mondo dei gatti. Questo come mai? Perché la micettina bianca che ha incontrato Haru entrando nel mondo dei gatti è una micettina che lei aveva salvato da piccola. Sì, questa amica ha un futuro da zattara. Quindi questi due ringraziano Haru, essendo entrambi vivi grazie a lei, si sposano e Haru viene fatta tornare nel mondo reale. Tornata nel mondo reale, ritornerà umana. Il giorno dopo Haru si sveglia nel suo letto, molto più decisa e molto più consapevole di sé, in poche parole diventando adulta. Perfetto ragazzi, è finito lo spoiler, posso dare le mie impressioni su questo film. Allora, il film io l'ho visto, è davvero simpatico come film, possiamo definirlo simpatico, fra virgolette. Cioè, se simpatico si può utilizzare come aggettivo per un film, va perfetto. Va perfetto, wow. Il film, se devo dirla tutta, non dura veramente tanto, dura circa un'oretta. Quindi, se avete un'oretta libera, magari un pensierino sopra, fatecelo. Il film è abbastanza seguibile. Non è né troppo movimentato né troppo lento. È un film molto equilibrato, quindi ve lo consiglio veramente tanto. Ah, c'è solo una piccola complicazione in tutto questo, ma se sapete le lingue straniere non è un problema. Il film in italiano ancora non è stato doppiato, quindi tecnicamente non esiste una versione italiana di questo film. Tuttavia, se andate su YouTube, vi metterò il link qui sotto, da cui ho preso anche gli spezzoni per fare questo video. Vi metterò in descrizione il link al film completo in inglese, poiché l'inglese è la lingua più parlata nel mondo e suppongo che sia abbastanza seguibile. Tanto per io che so bene o male l'inglese, il film è davvero molto seguibile.
cioè mi sto ripetendo all'infinito, avete capito, quindi mi fermo qui. Perché Tricky Jones è uno di quei film che se non hai niente da fare il pomeriggio, ci passi un'oretta davanti al televisore, o in questo caso davanti al computer, per almeno che voi non riusciate a vedere da computer al televisore, tutti tranquilli, rilassati, col popcorn davanti o qualsiasi merendina vogliate. Quindi ragazzi, io su The Cat Returns ho detto tutto quanto, vi invito a guardare questo film perché secondo me merita abbastanza, e poi pollice in su, anzi no, non dico pollice in su per questo, se no sembra che voglia i like, quindi cerchiamo di fare qualcosa per avere una versione italiana di questo film, perché in italiano ce lo voglio avere a tutti i costi, e io suppongo che qualsiasi amante dello studio Ghibli voglia questo film in italiano. Quindi direi di lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, raga!